Buongiorno, andiamo avanti con le lezioni di chitarra e principalmente sulle corde a vuoto. Eseguiremo l'esercizio numero 2 tenendo presente che tutte le pennate sono all'ingiù, quel rettangolino al contrario, i valori sono misti, quindi dobbiamo fare attenzione alle semi minime 1 quarto, alla semi breve 4 quarti e alla minima 2 quarti. Quindi, ricapitolando, quando c'è la semi breve bisogna suonare, plettrare una volta e aspettare 4, mentre quando c'è la semi minima bisogna plettrare ogni quarto. L'esercizio numero 3 è sempre sulle corde a vuoto e sempre con valori misti. E questo ci dà la possibilità di memorizzare esattamente dove sono le note, come si chiamano e quanto durano. L'esercizio numero 4, accordi a vuoto e a due note, da eseguire simultaneamente. Quindi quando abbiamo due note una sull'altra, con una plettrata bisogna eseguire simultaneamente con un unico tocco. Nell'esercizio 4 troviamo una nota bassa e tre note più acute, quindi faremo anche un salto di corde, però sempre sulle corde aperte. Avremo anche qui valori misti. E questo ci dà la possibilità, magari sbagliando all'inizio perché bisogna fare il salto di corda, però di cominciare a suonare anche due note insieme. Mentre nell'esercizio 5 troveremo le note. Le corde a vuoto a tre note da eseguire simultaneamente, quindi anche qui come il 4 anziché essere 2 sono 3, però con una battuta di plettro, con una plettrata bisogna colpire tre note in maniera simultanea.
esercizio numero 5, adesso con la sesta corda e le prime tre a vuoto. Se si segue con le dita e impostando tipo la mano classica, il pollice suonerà la sesta corda, la quinta e la quarta, e le tre dita suoneranno indice medio e anulare suoneranno sempre le prime tre corde.